Finalmente inaugurato il ponte di Via Sepolcri a Torre Annunziata, a 7 anni dalla sua chiusura al traffico. Nella mattinata di giovedì 7 marzo, la strada che scende da Bosco Trecase si è nuovamente ricongiunta alla città oplontina, alla presenza del sindaco Giosuè Starita, dell'assessore regionale Edoardo Cosenza, del sindaco di Bosco Trecase Agnese Borrelli e del consigliere regionale Raffaele Sentiero. È una giornata importante per la città, ha detto Starita. 7 anni di attesa per la riapertura di Via Sepolcri sono stati troppo lunghi. Finalmente per tutti, innanzitutto per i cittadini, però allo stesso tempo abbiamo definito un problema fondamentale, che è quello degli impianti fognari. È dopo secoli che gli impianti fognari dell'area vesuviana sversavano nel mare di Torre Annunziata, finalmente mandano del depuratore nella foce del Sacro, il che significa poter avere un mare pulito. Ponte nuovo, nuovo collegamento, ospedale, finiscono molte polemiche oggi. Legittime polemiche. Però diciamo un servizio che andava assolutamente risolto e finalmente ci siamo riusciti. Un ringraziamento particolare all'assessore Cosenza, l'assessore regionale, che ha avuto grandissima attenzione su questo problema e l'ha seguito dall'inizio alla fine con una grande determinazione. Dopo 7 anni di tribolazioni, quindi, i cittadini torresi potranno utilizzare il tanto atteso collegamento tra Torre Annunziata e i comuni limitrofi e soprattutto con l'ospedale Sant'Anna di Via Lenze a Bosco Trecase. Sindaco Borrelli, dopo diversi anni, possiamo dire finalmente un'opera completata, con soddisfazione sicuramente, anche se con un po' di ritardo. Molto lavoro sicuramente, sicuramente soddisfazione anche se è parziale, perché la cosa doveva essere fatta in tempi più brevi. Comunque diciamo che siamo contenti che stamattina finalmente si riapre questo ponte, soprattutto per gli abitanti di questa zona che li stavamo quasi ghettizzando, e per l'ospedale che ha bisogno di questa strada per arrivare, perché affinché gli abitanti di Torre arrivino in un baleno al nostro ospedale e non facciano il giro dietro al cimitero, che è abbastanza pericoloso. Grazie. Assessore Cosenza, un'opera attesa da tanto tempo da questo comprensorio, un'opera importantissima che collega soprattutto una grande città come Torre Annunziata col suo ospedale, che fino adesso era bloccata con un giro enorme dietro a vicoli e vicoletti. E anche una fuga di rischio Vesuvio per il Bosco Trecase, quindi io me ne sono interessato come protezione civile, quindi io me ne sono interessato da più di un anno, quindi sono molto contento di quello che ha fatto un anno. Poi è durato molto, ma certo per causa non di altre. L'opera più difficile non è quella che si vede il ponte, ma è la fogna che sta sotto il ponte. Infatti i grossi problemi sono venuti proprio dalle acque reflue che... Prima la fogna, la vecchia fogna era superficiale e scaricava direttamente nel ponte. La nuova fogna che è stata inserita al di sotto dell'autostrada adesso va nel depuratore. La fogna vecchia era superficiale, quindi non si poteva abbassare il livello dell'autostrada, quindi per rimettere questo ponte è stato abbassato il livello dell'autostrada di quasi 1,5 metri. Quindi quello che vedono i cittadini, il ponte, ma è solo l'ultima parte di un lavoro difficilissimo, perciò nessuno lo faceva. Io me ne sono interessata come protezione civile. Quindi grossa soddisfazione per me, sì. Ti capisco che giustamente i cittadini che lo vedono dopo 7 anni possono essere arrabbiati, li capisco perfettamente. Io che ci ho lavorato un solo anno e ho risolto i problemi in regione Campania, sono personalmente molto soddisfatto. La ringraziamo. Dopo l'epopea per la ricostruzione e l'adeguamento del sistema fognario che passa sotto la sede autostradale, pareva non giungere mai il giorno della riapertura. La data, infatti, più volte annunciata, era stata nelle ultime settimane altrettante volte rinviata. Ancora ne abbiamo. Aforimi qua giù saranno ripristinati. No, il comando verificherà il flusso di traffico e l'opportunità di riprendere o meno. Quindi per il momento non... Perché voglio, è giusto monitorare per un periodo se c'è la necessità o meno, alla luce di tutta una serie di cambi, se ci sono varie
adeguamento. Vabbè, comunque ci sarà una sorveglianza maggiore, è auspicabile, no, per i primi giorni. Sicuramente ci sarà un adeguamento, ecco, diciamo, è qualcosa di nuovo, verifichiamo che succede. La prima macchina che passa, che onore! Sempre hai fatto bene! La prima macchina!